www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo oggi un evento particolare per questa piccola porzione di chiesa della nostra diocesi. È un evento particolare perché questa comunità si ritrova a identificarsi con l'immagine particolare della Vergine Santissima, verso la quale tutti gli abitanti di questa cittadina, fin dal suo nascere, hanno rivolto lo sguardo, le preghiere, le invocazioni e soprattutto le suppliche. È un evento particolare che, a partire dal primo cittadino, il sindaco che saluto, ci sia anche le autorità civili e militari che sono qui presenti, all'ultimo, diciamo, se si può dire ultimo, perché in un paese non c'è mai l'ultimo e non ci dovrebbe essere, tutti sono orientati a contemplare questa bellissima immagine che io con grande stupore vi dico e con meraviglia contemplo, non dico per la prima volta ma dopo tanti anni, la vedo così risplendere nella sua, penso, originalità. Quando si effettuano determinati restauri, ecco, si va in profondità e si cerca di cogliere secondo le tecniche quelle che sono i veri colori che un tempo hanno abbellito o manifestato tutta la forma, diremmo, cromatica di una figura, di una strada. È un evento, ma non perché ritorna in mezzo a voi una statua lignea, perché ritorna in mezzo a voi uno strumento per quella devozione che in voi come popolo di Dio si manifesta per onorare Dio e la vostra fede. È un titolo attribuito alla Vergine Santissima, meraviglioso, fin dalle origini, chi ha fondato il paese ha voluto portare qui questa devozione da lontano, una devozione che senz'altro richiama e biblicamente e anche teologicamente una grande espressione della bellezza del mistero di Dio che si è fatto uomo. E il titolo che viene dato, Madonna della Luce, è un titolo che sta al cuore di tutta la tradizione più antica della fede, soprattutto dell'Oriente, dove ecco, la devozione alla Madonna fu ecco, per la prima volta diffuso come Madre di Dio. Ma la verità di questa manifestazione, di questa rivelazione della Madre di Dio, che i padri chiamavano dall'antica scuola di Alessandria e così poi la Theotokos, che si affermò, diciamo, anche poi come dogma nel 431 con il Concilio di Efeso, aveva come fondamento il tema della luce, perché colui che si incarna è la luce di Dio. Nella definizione del credo, che era, diciamo, ciò che distingueva i cristiani nella fede, ecco l'espressione quando diceva luce da luce, che ancora oggi, diciamo, confermando che l'antica fede fos et photos, dice il testo, luce da luce si riferiva a Dio nella persona del Cristo. Ecco, questo Cristo che è luce, trasparenza del Padre, da cui ecco, viene la nostra salvezza, non è stato altro che colui che ha illuminato il grembo della Vergine Santissima e tutta l'intera umanità. Nella bellissima
bellissima intuizione che avevano i padri della Chiesa quando parlavano della luce, ecco, dicevano questo, che ecco, la luce illumina, ma ciò che la contiene si lascia illuminare. È in questo senso che dobbiamo guardare Maria, Madre della Luce, la Madonna della Luce. In questo senso dobbiamo vederla nel suo aspetto, diremmo, ecco, più biblico possibile, perché lei presenta la luce. Non solo la conserva, usando un po' i termini che sono tipici del Vangelo di Luca, Maria serbava tutte queste cose. Quelle cose non sono solo dei documenti, dei dati che Maria esprime con la sua verità, ma è quella luce che ha illuminato la sua fede, per la quale, ecco, lei ha concepito. Quella luce che è stata la guida e il sentiero della salvezza preannunciato dai secoli. Immaginate che questo tema non è, ecco, qualcosa di recente, sta proprio nelle antiche radici del popolo ebreo, il popolo che viene guidato da Dio, viene guidato dal fuoco che stupisce Mosè, da quel fuoco da dove parte tutta l'antica storia di Israele, da quel fuoco che diventa una colonna a guidare il popolo nel sentiero del deserto, quel fuoco che illumina la mente e il cuore dei profeti, e quel fuoco che permette di rivelare Dio in tanti modi, come dirà la lettera agli ebrei, e diventa poi la luce della sapienza divina e trasmessa da Cristo stesso, che è la luce del mondo. Ego fos putus ludice, io sono la luce del mondo. Tutta la iconografia cristiana porta questa espressione colta dal Vangelo, che Cristo è la luce del mondo. Cristo viene visto in questa dimensione della luce già dal suo nascere. Ricordate la liturgia di domenica scorsa, abbiamo celebrato la presentazione di Gesù al Tempio, quando il vecchio Simeone presenta Gesù, dice proprio questo: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Quella salvezza è riferita a chi ha in braccio. Ciò che stringe il vecchio Simeone è il Figlio di Dio, è il Verbo incarnato. E quella luce, come ha illuminato di sapienza quanti lo hanno accolto, nella maggiore, diciamo, condizione ha illuminato colei che lo ha portato, lo ha generato al mondo. Cari fratelli e sorelle, questo grande mistero che noi celebriamo in Maria, lo vedete così raffigurato qui in questa bella immagine che illumina la vostra fede, i vostri occhi. Io non ho avuto il tempo di poterla contemplare, vi assicuro che non ho gli occhi così positivi da poterla contemplare come voi, però mi rendo conto, ecco, che la bellezza che traspare da questa immagine è chiaramente una bellezza che ispira quella preghiera, quell'elevazione verso Dio nel contemplare chi è l'autore della vita. La Vergine Santissima porta in braccio il bambino Gesù. Siamo ormai abituati a vedere una statua con la Vergine Santissima con il bambino Gesù. Ma ecco, quella posizione, so che mi hanno detto che ce n'è un'altra ancora che l'originale, quella posizione già vi dice tutto. Colei che porta il Figlio di Dio lo presenta al mondo, il Verbo incarnato, e diventa questo canale di grazia come il vello
ecco, di Gedeone, che si copriva della bugiarda del cielo e così dava speranza al popolo di combattere contro il male. Presentando il Verbo incarnato, la Vergine Santissima illumina la coscienza dell'uomo che deve guardare a lei, ecco, come portatrice di luce, e a Cristo che è la verità della luce. Su questa dimensione, allora, ecco, il Verbo incarnato che è diventato luce, che è luce per noi, dà la possibilità di essere anche noi in questa luce. Abbiamo ascoltato il Vangelo e oggi magnificamente delinea questo concetto richiamando Cristo luce. Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Luce e sale nel senso figurativo sta a indicare da un lato la sapienza del sale, dall'altro questa forza della grazia che viene da Dio. Sapienza e grazia nel Cristo Verbo incarnato sono come i trascendentali di Dio che coincidono, cioè sono quelle espressioni che dicono il tutto di Cristo, trasmettono la verità di Dio mediante la Vergine Santissima che, a dire il vero, l'angelo la chiama la piena di grazia, colei che è madre della sapienza, titoli che noi usiamo nella venerazione, nell'invocazione della Vergine Santissima, madre di grazia, madre della sapienza, la Vergine della sapienza. Questa sapienza che trasmette la Vergine Santissima, ecco, alla luce di quanto ci dice il Vangelo, imparenta tutti noi nel mistero della gloria di Dio, cioè ci rende solidali in quella verità che Cristo ha voluto per tutti noi. Se Maria per la sua fede è diventata la madre del Verbo incarnato, e il suo grembo è stato questo strumento di grazia, dice magnificamente nel De Virginitate Sant'Agostino, per la nostra salvezza, ecco, magnificamente a immagine di Maria, come simile che cerca il simile, in ciascuno di noi si sviluppa questo dinamismo di diventare altrettanto madri della grazia, madri della sapienza e madri della luce. Ecco, cari fratelli e sorelle, portiamo con orgoglio questa verità nel cuore, di essere noi oggi anche madri della luce. Coloro che sanno partorire la luce della fede nel cuore, nella coscienza di ciascuno. E qui proprio tutta la verità e la risposta di questa vostra devozione, della nostra devozione, della Chiesa intera, nel guardare Maria, presso la quale troviamo ascolto, sì, perché lei ha saputo ascoltare, presso la quale noi troviamo riposo, fede, pace interiore, custodia. Ecco, gli antichi cristiani degli Egitti, pochi diremmo ancora oggi, avevano la più antica preghiera mariana, che è quella dell'Ave Maria, che è la più bella preghiera che tante volte, ecco, noi recitiamo a fine della liturgia delle ore, rispettando, diciamo, quelle che sono le antifone mariane. Su tu presidi, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Quella supplica diventerà ancora la vostra supplica, la vostra supplica. Quella supplica diventerà ancora lo sguardo pieno di fede che sa vedere in Cristo la luce che conduce al sentiero della salvezza. Come cristiani siete invitati a ripetere questo gesto di Maria. Siamo tutti invitati a capire che la verità
di Cristo sta nel fondo della Chiesa, nel cuore di ciascuno di noi. E dobbiamo, ecco, trasmettere con verità questo annuncio, come diceva San Paolo, nella semplicità delle parole del cuore, non con la necessità della sapienza. Paolo si mette alla pari del cuore dei Corinti, che magari ancora non sanno aprire il cuore alla fede, non sanno aprire l'intelligenza alla verità, e devono scoprire che colui che è sapienza, colui che è luce, colui che si è fatto luce, ha illuminato il mondo con la croce, che è la vera sapienza. Su questa verità della luce noi possiamo trasmettere la concretezza di queste parole in quello che è il senso della ricerca dell'altro, dell'ultimo. E così ci insegna molto bene la prima lettura del profeta Isaia, in questo capitolo 58, siamo nell'ultima parte del libro del profeta Isaia, probabilmente un discepolo che scrive queste parole, esortando ormai un popolo ben assestato dopo la deportazione in Babilonia, richiama che la verità più autentica è quella di far risplendere, ecco, la lampada proprio della luce, con queste parole: allora la tua luce sorgerà come l'aurora. Ma quando? Non, ecco, quando andrà semplicemente il popolo ad adorare Dio nel tempio, a ricercare lo solo nella preghiera, ma quando avrà agito con carità verso l'orfano, la vedova, il povero, lo straniero. Così, ecco, quella sapienza trasmessa dai padri diventerà grazia e luce. A questo proposito, quindi, l'invito per ciascuno di noi: veneriamo la Vergine Santissima, la veneriamo sotto questo titolo della luce. Questa luce si trasmetta nelle azioni più concrete della nostra vita, nella carità, nell'amore reciproco, nella comprensione, nell'essere Chiesa. E l'altro, diciamo, elemento importante di questo momento, di questo evento, sarà questo: quello di ritrovare ognuno l'identità della sua devozione, oltre che della sua. Noi sappiamo che, essendo tutti voi legati a questa immagine, voi vi legate a un'espressione tipica di questo paese, una espressione che diventa lo specifico di una devozione, di un dono, di un modo dell'animo verso Dio attraverso la Vergine Santissima. Custodite bene questa devozione. Se la Vergine Santissima, nell'immagine di questo simulacro, è tornata proprio qui, che possa ritornare nella pace dei vostri cuori, che possa illuminare la vostra coscienza, che possa darvi quella pace, quella serenità, quella gioia e soprattutto quella salute per infiammare sempre l'entusiasmo della vostra fede e la gioia di essere sempre dei veri figli. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete.